Da ieri è in vigore la riforma Nordio che, tra le altre cose, cancella il reato di abuso d'ufficio. Secondo l'Associazione Nazionale Magistrati sarebbero circa 4.000 i pubblici ufficiali interessati dal momento che i dati del casellario giudiziale aggiornati al maggio del 2022 relativi alle sentenze definitive di condanna risultano iscritti oltre 3.600. È possibile che, come spesso succede nei casi dell'abolizione di un reato o di un drastico ridimensionamento della pena, in molti avanzeranno richiesta di cancellazione della condanna dal casellario. L'abolizione del reato di abuso d'ufficio è un provvedimento che non piace a gran parte della magistratura, che lo considera un abbassamento delle tutele a disposizione dei cittadini, ma convince invece di più parte delle camere penali. Mi pare che siano stati instaurati negli ultimi anni centinaia di procedimenti penali per il reato di abuso di ufficio. La messa però è veramente poca, perché mi pare che soltanto nell'ultimo anno siano state pronunciate soltanto 6 condanne. Direi che di fronte a risultati così modesti, io credo che il rapporto costi-benefici giustifichi abbondantemente l'abrogazione del reato di cui all'articolo 323 del codice penale. Non sono nemmeno d'accordo su quanti ritengono che l'abuso d'ufficio sia un reato spia di condotte più gravi riconducibili agli schemi dei reati contro la pubblica amministrazione, ovvero la corruzione, il peculato o la concussione. Il nuovo reato introdotto da Nordio si chiama invece peculato per distrazione, che il Ministero della Giustizia ha introdotto per tamponare l'assenza di piena tutela penale sulle distrazioni di denaro pubblico.